Vabbè, è automatica, certo, non ne posso parlare, manco del muro se posso parlare. Molto bene, no? Cioè, perché a voi è data la missione di parlare. Allora, io ieri ero a Siracusa a fare un comizio e poi c'era un ragazzo sotto, seduto dagli americani, e io dico, sì, sono il cugino di Bush. Scusate, vediamo la questione MUOS. Quali forze politiche a livello nazionale hanno fatto questa battaglia? Nessuno. Quali parlamentari italiani hanno fatto questa battaglia? Nessuno. Non è vero! Non è vero! Infatti ha visto una mozione in Parlamento del MUOS, si è discussa in Parlamento una mozione non MUOS. La settimana scorsa! La settimana scorsa, dopo che Fenero rubare a Sandai invece vice di Forti Ferro, cioè dopo che è stato tutto costruito, la settimana scorsa mi viene a dire. Vabbè, voi siete ideologici e ci avete il vostro partitino. Quindi non chiamate, parlate a nome del vostro partitino. Sì, il partito della salute è che è stato appena la RAI ha parlato dei grillini, cosa che non faccio io, perché io ho molti amici grillini e anche persino molta stima, sicuramente, e credo anche e di avere anche collaborato in questi mesi anche con i grillini in Parlamento. Andiamo alle questioni, chi è che ha fatto questa battaglia? È venuto il ministro della difesa che ha detto qualcosa? È venuto il ministro dell'interno, ha detto qualcosa? Allora c'è un presidente della regione che prima di tutto, e in modo persino isolato dal sistema politico italiano, ha tentato di bloccare questo MUOS. Perché? Perché quando siamo andati a vedere le autorizzazioni del precedente governo, dentro quell'autorizzazione ambientale, perché la Sicilia non ha nessuna competenza, dà solo il parere a parere ambientale, quindi non è che se un MUOS si fa o non si fa l'autorizza il governo della regione siciliana, noi diamo il parere ambientale. A un certo punto io ho revocato quel parere ambientale perché? Perché lo studio sul parere ambientale era stato fatto da uno, e sull'impatto sulla salute umana era stato fatto da uno studio di ingegneria. Beh, non mi pare il massimo lo studio di ingegneria per fare uno studio sulla salute. Allora abbiamo aperto una trattativa con Roma, siamo andati a parlare con Monti, c'era il ministro della salute, c'era il ministro della difesa, c'erano i rappresentanti dei movimenti no MUOS e c'era anche il sindaco di Riscene, c'erano tutte le realtà, perché io ho voluto tutti a quel tavolo. Bene. In quella occasione si disse, noi dobbiamo fare un nuovo studio ambientale. Il Ministero dà mandato all'Istituto Superiore di Sanità. Nel frattempo, lo Stato italiano, non gli americani. Ovviamente gli hanno chiesto gli americani, cioè il Ministro della Difesa, fa causa contro il governo della regione e gli chiede 25.000 euro al giorno per ogni interruzione dell'attività. Il giorno prima della causa ha revocato la revoca. Il giorno prima della causa, sai, l'intelligenza purtroppo non è un bene universale. Allora, ma voi interrompete e continuate a offendere ancora di più, a offendere la democrazia, non me. Perché se voi offendeste me, è una cosa che ce la possiamo risolvere anche in privato, voi offendete il valore alto della democrazia che dà la libertà di parola a ognuno, anche se non la pensa come te, e voi non lo rispettate. Quindi che società volete voi che non rispettate la democrazia? Una migliore sicuramente! Non volete una società migliore perché non ammettete l'esistenza degli altri. Chi vuole una società migliore rispetta gli altri. E rispetta agli altri, perché sa che ognuno di noi ha una coscienza del limite, che non esiste la verità assoluta, che ogni uomo deve rispettare il parere degli altri, perché solo quella è la verità e la democrazia. Andiamo avanti.
cosa, perché poi uno perde anche il filo, giustamente, deve fare un pessimo comizio. Cioè. Hanno chiesto che cosa? Che dopo aver ritardato il comizio pure abbiamo superato i tempi. Appella. Allora, cosa? Allora andiamo avanti. Cioè che proprio dopo, dopo il danno pure l'abbiamo. Allora andiamo a noi. Rispetto a questa cosa, l'Istituto Superiore di Sanità dice che lo studio presentato nelle condizioni di marcia in cui sono previsti gli impianti non fa male alla salute, non perché le elettroonde non facciano male alla salute, perché questo telefono fa male pure alla salute, il problema è l'intensità. Lo studio dice questo, io non ne sono convinto. Sono convinto che il MUOS non si doveva fare qui, sono convinto che gli Stati Uniti lo dovevano fare offshore, cioè fuori, sicuramente in una zona non popolata, però si darebbe caso che il ministro La Russa fece un accordo con gli Stati Uniti in cui firmarono e che questo è definito dal Ministero della Difesa un accordo militare strategico internazionale. Ora, siccome io non sono né Obama, né il ministro della difesa, né Renzi, non ho appunto potere di revoca. Per cui in un gioco paradossale, nella commedia dell'incanto, praticamente l'unico politico italiano che fa questa battaglia contro il MUOS e che non lo vuole, viene invece attaccato come se l'avessi portato io il MUOS in Italia, perché questa è la politica purtroppo. Che si può dire tutto e il contrario di tutto e persino non rispettando neppure quella che è la mia identità ambientalista, la mia battaglia, una battaglia che ho cercato di fare. Bene, cosa dovevo fare io in presenza di uno studio? A parte che l'autorizzazione amministrativa e quindi non la fa il Presidente ma la fa il Direttore Generale del Dipartimento Ambientale. Ritenete che voi, direttore del Dipartimento di Igiene Ambientale, di fronte a un istituto di superiorità che è un ente pubblico, che dice un ente pubblico, perché poi tutti, anche il nostro consulente della regione è contrario, dice che non si deve fare. Bene, un ente pubblico può ignorare il parere dell'istituto di sanità? No, un tappo, no? Giusto? Seconda questione, siccome il MUOS funziona tutto in modo integrato insieme, e il progetto è 18 miliardi di euro, siccome prima era stato autorizzato e poi revocato e quindi quelli l'hanno costruito avendo regolari autorizzazioni, naturalmente noi avremmo dovuto pagare il DAT, non so se tutti i 18 miliardi, ma semplicemente il dollaro, ma semplicemente se avessimo dovuto pagare solo l'installazione delle sceme, non c'è ragione che tenga, perché quando non si vogliono guardare le cose, cioè non c'è peggio sordo di che non vuol sentire. Allora, 18 miliardi. Ma quanto può costare la guerra? Allora, siccome noi li dovremmo pagare, io dovevo fare pagare un risarcimento danno miliardario alla regione siciliana, cioè lasciare la regione siciliana fallire in presenza di un'autorizzazione cui avrei straperso e perso e ci avrebbero persino arrestati così in mercato. E anche quelli che vogliono che questo governo se ne vada a casa perché tocca il malaffare, finalmente avrebbero avuto ragione. Io mi sento con la coscienza a posto. Io mi sento, io i mafiosi li ho detto ai signori Piazza, mi pare che si chiamano, che costruivano l'appalto dentro il MUOS di Niscemi, che avevano l'appalto ed è una società in cui è arrivata l'informativa mafiosa e che qualcuno di loro faceva pure finta di essere contro il MUOS, non sicuramente a voi e né sicuramente ai non MUOS, l'ho detto a quelli, che c'erano quelli della ditta che avevano revocato l'appalto per mafia, che facevano finta di essere anti-MUOS. Dopodiché se li volete difendere pure, fate pure, io la mafia la combatto. Andiamo avanti! Se la combattete pure voi, prendo atto, ma non mi sembra. Allora, andiamo avanti! Andiamo avanti, naturalmente buffone non è un'offesa, io capito, è un complimento. Allora, andiamo avanti, ed è inaudito, eh. Allora, andiamo avanti, io credo, guardate, non è né con gli estremisti, né ritornando al passato che si cambia quando si ha la capacità di cambiare.
che la politica è una cosa seria, che non è che si può dire no, 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 e che ci vuole tanto che caccia. Noi dobbiamo cambiare le cose, dobbiamo colpire gli interessi veri, capire da quale parte stanno i nemici. Cioè, onestamente, di fronte al malaffare della Sicilia, di fronte al sistema di potere, credo che questi ragazzi dovrebbero contestare ben altri, non questo Presidente della Regione. E come ammaffare, va. La prima cosa che mi preoccupa è che continuate a disturbare un comizio, e questo è inaudito. E mi preoccupo per la concezione che voi avete della democrazia. Mi preoccupo. Perché la democrazia è rispetto degli altri, rispetto che continuate a non avere. Perché voi pensate che siete esperti. Ma siccome fra esperti, essere esperti, sai, tanti sono esperti in Sicilia, anche quelli che sparano nelle piazze sono esperti. Allora, però si può anche sparare con la parola, cosa che avete regolarmente fatto e continuate a fare. Io senti, mi sento la mia coscienza a posto di avere combattuto solo per il bene del popolo siciliano e di mettere al di sopra di ogni cosa gli interessi del popolo siciliano, mettendo a servizio tutta la mia intera vita, che da 11 anni continuo a avere come un prigioniero. Questa è la mia vita, questa è la mia storia, non ho bisogno della vostra comprensione perché non me ne faccio assolutamente nulla, però pretendo rispetto. Pretendo rispetto e tanti zitto. Ma non sei tu il popolo, tu sei una persona che sta disturbando un comizio, non sei il popolo sono io che sono stato eletto da milioni di cittadini. Allora, andiamo avanti. Perché si è fatto la campagna elettorale per il popolo? Sì, il popolo. Allora, allora, siccome c'era lei che mi ha dato il voto di scemo, allora, il problema è questo. Noi dobbiamo portare avanti un progetto questo, che è di cambiamento vero, che è di cambiamento reale, e che noi dobbiamo assolutamente portare avanti, sapendo che indietro non si torna, che il malaffare è in agguato e che noi dobbiamo portare avanti la più grande battaglia che sia stata mai fatta in Sicilia per il cambiamento, e che indietro non si torna, e che infatti quelli che vi ho detto, ma anche quelli che non ho potuto dire per assenza del tempo, sono quelli che parlano, poi le punte parole non hanno senso, e con questa coerenza e con la coscienza di avere voluto solo il bene del popolo siciliano, che vi invito a votare per il Partito Democratico, per una grande battaglia, per un'Europa che sia più vicina alla Sicilia e per confermare il riscatto della Sicilia, orgogliosi di essere siciliani. Non